Buongiorno, oggi finalmente siamo a mercoledì 14, mi sono svegliata presto, come avete visto già mi sono fatta la mia bevanda, diciamo, a base di mezzo limone e zenzero, mi sono fatta 3 cucchiai, diciamo, di ovviamente di zenzero bollito, erano un po' di più rispetto all'altra volta, che l'altra volta erano sui 20 grammi, questa volta l'ho fatto sui 40, almeno mi durerà un po' di più. Adesso faccio la mia colazione, sono la bellezza di 20 all'8 e stamattina da fare un po' di cose perché c'ho da sistemare la camera che insomma è un po' sporca, so che sotto il letto devo sistemare, poi volevo sistemare anche l'ultimo cassetto, ma ci aggiorniamo dopo. Allora, ho già preparato la mia colazione da ieri sera perché ho fatto i miei soliti cereali, ma in realtà mi sono preparata questa volta il farro, sia fiocchi di farro che il farro soffiato. Vi faccio vedere. Allora, ho pesato una decina di grammi di granola e poi sono andata a pesare su una ventina di grammi di riso, tra fiocchi di farro e farro soffiato. Non ho pesato di più perché è già tanta roba, di solito mi avanza per, cioè mi basta per 2 volte quando ne peso di più, quindi mi sono fermata sui 20 grammi circa di farro, che lo sto per finire. Come vedete qui ho i fiocchi di farro che praticamente non ho più trovato dal mese d'agosto e mi dispiace tantissimo perché questi mi piacciono tantissimo, invece questo è il farro soffiato. E questa mattina, a differenza delle altre mattine, ho deciso di mangiarmi i miei cereali senza aggiungerci lo yogurt, perché ho deciso così, poi magari lo yogurt me lo mangerò più tardi. Aspettate, devo sintonizzare, perfetto. E visto che il contenitore dove all'interno c'era l'avena è completamente vuoto, stamattina metto all'interno, credo, una parte perché tutto non ci sta, di questi fiocchi d'avena comprata alla Coop. È una confezione veramente che conviene comprarla perché su 1,89 c'è la bellezza di 500 grammi di prodotto. Devo ricontrollare bene quanto prodotto c'è, contiene una busta all'S lunga, ma questo mi sembra che veramente convenga tantissimo, perché anche se costa 40 o 50 centesimi in più, però ce n'è veramente molto, ma molto di più. Ed è questo che vi faccio vedere, questo, questa, di questa marca qui, che ce l'hanno solamente alla Coop. Accendiamo la bilancia allo zero, pesiamo ovviamente i nostri cereali rimasti, che sono rimasti della bellezza di 204 grammi, quindi ce n'è ancora poco di meno della metà, però comunque il contenuto è abbastanza enorme e conveniente, verificatelo voi. Ed invece questi che pesano 300 grammi, questo qui con la mela, che ho preso credo all'S lunga, non mi ricordo, aspetto di finire prima questi e poi ci aggiungerò ovviamente questi, tanto ormai non mi rimangono tantissimo.
poi ovviamente vi farò sapere come sono, se veramente sono buoni o meno, ma sicuramente saranno buoni. E adesso la mia missione mattutina è quella di andare a pulire tutta la camera passandoci questo aspirapolvere, che è veramente fantastico perché accendendolo si attiva la luce qui davanti, almeno anche se lo passate nei punti meno luminosi, notate dove è andata a raccattare la polvere ed è veramente molto bello. Quindi io direi di metterci subito all'opera, altrimenti faccio tardi. E voilà, questa la devo spegnere. Ovviamente sistemata, adesso vi faccio vedere come ho pulito, ho messo tutto in ordine, poi se qualche sistematina la devo fare, poi dopo ovviamente voglio sistemare l'ultimo cassetto. Allora, prima ve la faccio vedere così, ovviamente vi faccio vedere con quale panno ho pulito, con questo panno qua. E ovviamente ascia e pavimento lucido, forse ci deve passare un po' di cera apposta, va bene? Adesso vi faccio vedere tutto per bene. Ecco, vedete, già tutto pulito, tutto sistemato, ho tolto quella scatola che era lì e ho tolto quei maglietti che non mi mettevo più nell'armadio, e questa è la roba che serve per fare ginnastica, però io ora devo ricominciare, me ne rendo conto, ma con il caldo, cioè era veramente impossibile, veramente, cioè un clima insopportabile, non tanto per il caldo, ma per l'umidità. Vabbè, lì ci ho messo la roba che mi metto per casa, ovviamente l'ho abbandonata un attimo lì. Qui tutto pulito, tutto sistemato, lì quella scatola la devo levare e qui va bene alcuni top che mi metto per uscire e qualcosa per casa che devo rimettere nell'apposito armadio. Sono molto contenta perché ovviamente ho pulito, ho dato due cinciate, ho spostato un po' le seggiole e mi sembra che la camera veramente sia pulita. No, vabbè, ve lo feci vedere l'altra volta com'era, ma non ve lo feci vedere, non me lo ricordo. Ma anche questo cassetto è veramente in uno stato pietoso, cioè veramente non si capisce cosa c'è di preciso, cioè vedi solamente solo quello che c'è dalla parte superiore, quindi ovviamente per vedere bene, per capire bene cosa c'è anche sotto, io devo togliere tutti questi top. Io vi voglio far vedere un toppino molto molto carino che comprai diversi anni fa da H&M. È questo top a fascia bianco-azzurro che praticamente io adoro un sacco. Cioè, questo toppettino già me l'ho dimenticata di averlo. Cioè, in realtà perché io mi cambio tutti i giorni, è vero, però poi prendo le cose magari che vedo in vista e magari poi me li dimentico, io via devo sempre guardare quello che ho, e qui invece la parte diciamo in fondo rimane bella larga, e questo lo pagai 65 euro mi pare, e insomma mi era piaciuto tantissimo. Poi invece questo toppettino qui lo comprai tanti anni fa in un negozio qua vicino e lo pagai veramente molto poco, mi è piaciuto un sacco. Colori sui jeans ed è molto carino, sì, va bene sia sul nero che su un paio di pantaloni classici jeans, ecco. Poi anche questo top a fascia l'ho comprato simile, mi sembra anche azzurro e grigio. Questo lo comprai all'OBS scontato. Sì, sono molto molto freschi. E voilà, lavoro finito. Allora, qui ci ho messo tutti i pantaloni, sotto ci ho messo tutti i toppini, diciamo,
fascia. E qui ci ho messo sia canottiere top normali e sotto ci ho messo un po' quelli colorati come avete visto, cioè tutti quelli rossi e top a righe. E così almeno per trovare la roba faccio presto. Visto che comunque siamo quasi all'ora di pranzo, ho deciso di mangiarmi questa insalatina mista, che solamente la metto un po' a lavare, anche se dicono che è pulita. Poi mi grattugio una carota, poi ovviamente ho tre fette o quattro di presa di tacchino e più mi mangio un pezzo di questa mozzarella di bufala che a me è piaciuta tantissimo, ve la faccio vedere, della Garofalo. Io ve la straconsiglio perché a me veramente mi è piaciuta tantissimo. Ecco a voi la mia insalatina dove all'interno ci metterò questa, però ovviamente all'interno, cioè ce la voglio condire con un po' di sale, non tantissimo, poi ci voglio mettere anche un po' d'aceto e un po' di olio. Una cosa in più, il coriandolo che è molto speziato. E fa tantissimo bene perché disintossica il nostro organismo tutto ciò che fa male. Poi ci aggiungo un po' di aceto di mele, un goccino che fa benissimo, e poi ci aggiungo anche un cucchiaio di olio che fa molto molto bene. Ecco a voi, e voilà. All'interno dell'insalata ovviamente ho deciso di metterci i 40 g di mozzarella, circa 40 g circa, con la presa di tacchino tagliata a pezzettini. A questo punto posso veramente augurarmi il buon appetito. Allora, ore 16:20, praticamente mi sono un attimino rilassata, mi sono guardata due video su YouTube. Adesso, prima di cominciare a fare le mie cose, che tra l'altro devo anche uscire, ho deciso di praticamente fare una merendina un po', diciamo, sana come sempre. Allora, una coppa di cacao perché prendiamo quella in polvere, scusate, e preparo, diciamo, la solita bevanda proteica a base di yogurt, questo qui naturale. Questa bevanda a base di vaniglia e poi ci metto anche un po' di cacao. Allora, ho messo un poco di latte con un po' di cacao, non so se lo vedete, vi faccio vedere così. Adesso lo giro bene bene in modo che ovviamente tutti i granellini di cacao si sciolgono. Se non si dovessero sciogliere, ci metto magari un po' di latte vegetale. Aspettate, che lo vado a prendere. Adesso così perché sono in attesa con il CUP, cioè cose d'altro mondo. E io non ho tempo da perdere perché ho da fare. Ho preso questo qui sbagliato, ma fa niente per una volta, che questo qui non è il mio. Allora, così può bastare. Ok, lo faccio un attimino sciogliere. Allora, siccome è un po' caldo, ci aggiungo un po' di questo vegetale. Poi ci aggiungo un po' di questo qui. Aspettate, ci aggiungo un po' di questo alla vaniglia e poi ci aggiungo un altro po' di patate. Lo devo un attimino sciabordarlo bene bene,
Questo qui bianco senza zucchero. Questa mi manda super super proteica che fa bene. Quindi se doveste comprare questo e non avete comprato per qualsiasi motivo questa bevanda a cacao, sapete che potete crearla a cacao aggiungendoci questo cacao in polvere. Vi suggerisco quello in polvere perché quello amaro, che è quello zuccherato perché è già dolce di suo. E niente, quindi adesso lo giro bene bene, poi una volta messo tutti gli ingredienti a vostro piacere, cioè potete aggiungerci questo semplicemente con un po' di latte e cacao invece che appunto lo yogurt, e creerete una bevanda buona lo stesso. L'unica cosa che vi suggerisco, visto che appunto questa bevanda è già dolce di suo, di non aggiungerci cacao in polvere zuccherato, ma solo quello amaro. Detto questo, adesso mi bevo questa bevanda super super proteica. Ora, a parte non sono riuscita neanche a spiegarvi le dosi che volevo fare con la bevanda proteica, perché c'è questo yogurt, quello, il latte della kefir, che è un latte pieno di fermenti, e volevo usarlo un po' di più rispetto a quella alla vaniglia, no? E in realtà non so se l'ho dosato bene, cioè uno in realtà se vuole mettere yogurt insieme alla bevanda proteica va bene, cioè è diciamo a piacimento personale, ma la cosa che mi ha fatto innervosire di più è che innanzitutto collegata al Coop, sono stata mezz'ora al telefono, ero la 24esima. Perché poi posti anche per degli esami importanti, non per me, ma mio padre, cioè sono molto pieni, quindi mi tocca chiamare spesso spesso per vedere se si liberano. Insomma, mezz'ora, cioè, di attesa, perché poi quando sono arrivata io la linea è completamente saltata, quindi niente, adesso riproverò. Ma nel frattempo io devo anche uscire. Perché è giusto così. Allora, prima di parlarvi un attimino delle altre cose, no? Non so se avete notato come, cioè, quando una bevanda, no, è un po' più dolce e un'altra è più, diciamo, aspra, che non c'è aggiunta di zuccheri, si può compensare sia il troppo dolce con l'aggiunta di troppi zuccheri. La bevanda meno dolce, cioè anzi per niente dolce, cioè acida, con la bevanda un po' più dolce. Allora, il cacao, vabbè, ovviamente lo rispiego in polvere amaro, meglio in polvere che secondo me cioccolato fondente, perché il cacao è, diciamo, trovi proprio il cacao puro, cioè una cioccolata fondente. In realtà sappiamo bene che c'è cacao puro. Una sostanza che fa molto bene a noi, aiuta anche a dimagrire se ovviamente facciamo una dieta bilanciata per dimagrire, cioè se noi mangiamo cose sbagliate, scusate, mi sembra finita, ci mangiamo il cacao con il latte non succede niente, cioè non si dimagrisce, associandolo anche al movimento ovviamente, infatti voglio andare a camminare. Questa bevanda proteica in realtà a me piace, però la trovo un po' troppo dolce. No, vabbè, c'è chi magari può piacere o meno. In realtà io sono andata alla Lido e ho detto voglio provarla perché a me le bevande proteiche mi piacciono. Diciamo uno spuntino proteico che fa bene, invece di mangiarci, che ne so, quelle cose piene di grassi che fanno male, l'ho spiegato nel video precedente, bene. Si utilizza gelato molto spesso a queste bevande qua. Qualcuno si chiede, ma la frutta la mangio? Cioè io la frutta sì, in realtà la mangio, solamente che ora fa meno caldo, fa sempre caldo, domani non pioverà secondo me, e quindi la mangio sì, ma in porzioni più limitate, perché la frutta, attenzione, essendo zuccherina, è ricca di fibre, tende ovviamente a permettersi un po' a gonfiare. Cioè stamattina ho mangiato a metà mattina, cioè una pesca, stasera mi mangerò una fetta di melone bianco, che quello fa molto bene, però diciamo porzioni
più ristrette, perché quest'estate io ci ho dato tanto con i frullati di fragola. Cioè, allora io mi mettevo, no? Una bella porzione di fragole, poi prendevo un bel po' d'anguria, sì, un po' di cetriolo, un po' la banana. In realtà la bevevo in 2 o 3 volte. La cosa che praticamente mi ha evidentemente dato tanta noia a livello intestinale, poco ma tutto, è stato il caldo. Ora arriva un altro problema. Io quest'estate ho mangiato i cereali perché, cioè, i cereali a me piacciono, no? Però tra i cereali, quelli che trovate, quella della Nestlé, questi della Kellogis, no? Che sono quei zucchero, che io praticamente non li consiglio. Cioè, io se proprio vi dico non li comprate, vi mangiate una bella fetta di pane e marmellata, perché quelli sono per i zuccheri. Io vi consiglierei quelli integrali. Cioè, il vantaggio e lo svantaggio. Cioè, il vantaggio è che praticamente, essendo ricche di fibre, come ho detto tante volte, so, forse nel video precedente, essendo integrali, essendo privi di zuccheri, lo assorbono lentamente, ci riempiono, fanno bene a tante cose, aiutano la peristaltica intestinale, però mangiandoli troppo, purtroppo succede che ci si gonfia. Io quando l'ho presi, evidentemente non l'ho più abbandonato perché mi riempio. Allora, io devo ritornare alle vecchie abitudini, perché devo fare così: la mattina devo bere un po' di yogurt, quello magro, con un po' di cacao, e poi vuol dire che mi berrò, mangerò un altro bicchiere di latte con le mie fette biscottate. Poi, ovviamente, 2 volte a settimana o al massimo 3, mi prenderò per un periodo ovviamente cereali integrali. Cioè, se voi notate che vi dà noia mangiare così tanto troppi cereali, anche magari 2 o 3 volte di fila, perché dopo un po' vi può dar noia, fate come me, che evidentemente vi può aiutare. Realmente, cioè, non fanno ingrassare, però gonfiano, cioè, lo sentite anche dal dolore addominale. Adesso io mi fermo qua, perché altrimenti con l'alimentazione faccio la testa così e alla fine non si finisce più. Anche le insalate fanno bene, però le insalate 1 o 2 volte, poi si stoppa, si mangia altro, perché ovviamente l'organismo non ha bisogno solo di quello, ma anche di altro. Allora, io vi faccio vedere una cosina che ho preso tanto tempo fa. Io ho trovato un prodotto per pulire l'argento, che non è neanche tanto costoso, però veramente è fantastico. Allora, il pulisce argento che io adoro, cioè, ve lo dico già a partenza, se non l'avete mai provato, cioè, non ha un odore buono, non ha quella profumazione, ma una volta asciutto va via. È questo Argentil che serve per pulire tutti i prodotti, vedete? In argento, silver, plat e oro. Io a me ogni tanto qualche orecchino in argento, mi si è un po' annerito, si può un po' ingiallire, come qualche braccialetto. Allora utilizzo questo prodotto e mi si pulisce bene. C'ho questa catenina, scusatemi, che è un po' annerita, deve esserci stato qualche ciondolo, ma non so quale. E quindi adesso lo voglio pulire. Poi vi faccio vedere un'altra cosa, una collana presa diverso tempo fa, e questa, cioè, mi si è proprio annerita. Mi è piaciuto tantissimo, a parte, vabbè, il tipo della collana, vedete quanto è bella. Sì, si è un po' annerita, ok, c'ha tutte le petrine, i cristalli lilla. Quindi per pulire voi dovete prendere un cotone, un batuffolo di cotone, così ci mettete questo prodotto e strusciate il cotone ovviamente sul prodotto, e poi ci passate un panno morbido, anche bagnato con un po' d'acqua per togliere, diciamo, quella patina che rende un po' più opaco. Vedete che c'è, cioè, il prodotto si pulisce nell'immediato. Adesso io metto un attimino sul tavolo, ve lo faccio vedere, cioè veramente si vede proprio la differenza. Bene,
Adesso ho preso un panno, pulisco questo. Questa volta ho preso un dischetto, ma in realtà potete prendere anche un batuffolo di cotone. Cioè, però secondo me i dischetti sono meglio perché almeno non rimangono, cioè non rimangono attaccati i pezzettini del batuffolo, ovviamente. Prima si sciaborda bene bene. Ok, si sciaborda bene bene bene. Poi ovviamente meglio questo che in spray, ma qualcuno può sembrare molto molto pratico in spray perché in realtà è più, cioè, è più veloce da utilizzare, però in realtà non è assolutamente, diciamo, meglio perché lascia tutti gli schizzi, a meno che non lo spruzziate ovviamente sul batuffolo, perché io fa così direttamente. E viene pulito, vedete, è un po' più nero, è appena. Poi le differenze si notano. Voglio farvi vedere questo tondino qua, pulendolo come viene più pulito. Cioè, notate la differenza? Cioè, è completamente più pulito, si vede. È più bianco. Allora, a parte studio, vi faccio vedere come pulire, cioè tanto è già pulito, però per togliere, diciamo, o anche sotto l'acqua corrente o addirittura con un panno bagnato d'acqua, poi sta a voi scegliere. Per te la faccio male perché io guardo lì, guardo il cellulare. Però non riesco a guardare ovviamente la collana. Ora la collana, guardate quanto è più bianca, è completamente diversa. Allora, poi prendo anche questa collana e praticamente li faccio la stessa cosa. Cioè, vedete la differenza? È veramente diverso anche qui. Prima era un po' sul grigio, molto opaco, adesso è molto più brillante. Come trucco utilizzo questo ombretto numero 300 di Douglas, questo qui, l'antidote. E poi utilizzo uno sul rossino della Deborah, che non so che fine abbia fatto, ed è questo, la numero 12, e poi questo pennello apposta. Ed invece come matita utilizzerò questa nera della Mari Nude, questa qui Happy, e poi un mascara comprato quest'estate dalla Wincon Waterproof. Scusate, mi scappano tutte. Heavy Lashes Waterproof Wincon, che l'ho pagato 12,90 euro. Ed ecco a voi il mio trucco. Prima sulla parte superiore, poi un giorno ve lo faccio vedere mentre mi trucco. Mi sono passata la parte più chiara. Vedete, la parte più chiara è sotto, diciamo, il colore rosa. E poi vabbè, mi sono messa la matita e il mascara. E poi mi sono fatta una coda molto molto semplice. Che visto che comunque stanche più fresche. Allora, poi mi sono messa la matita, questa qui della Mari Nude, sia sopra che sotto, però questa qui non è waterproof, a differenza di quella della Deborah e quell'altra che vi ho fatto vedere, appunto, di Douglas. E questo è l'effetto del mascara, non so se lo vedete, insomma, è molto molto carino l'effetto. E questo è il medesimo. Ed ecco la mia scena, nuova sode, le finocchi e un po' di piselli. Buon appetito! Allora, ho già apparecchiato per domani mattina, perché domani mattina devo uscire con la speranza che il cielo, che il tempo regga. Che mi devo svegliare presto, quindi ho preparato già tutto in tempo, la tazza per il latte, poi
Poi il bicchiere per lo yogurt e il cacao, la tazzina per il caffè, lo zucchero per il caffè, ovviamente le fette biscottate, il cacao e poi le marmellate, ovviamente le tiro fuori domani mattina. E qui ho un cucchiaino per la marmellata, un cucchiaino per il cacao e lo yogurt e poi un cucchiaino per il caffè. Questi due sono uno per il cacao e yogurt, uno per la marmellata e questo per il caffè. Allora, a voi vi sembrerà assurdo, ma mi era preso un po' di famina, nonostante avessi mangiato, diciamo, il melone bianco, ho mangiato un po' di mandorle. E poi mi sono bevuta un succo, una spremuta di ananas, questa qui, della, la spremuta appunto dell'ananas dell'Esselunga che è buona, perché me l'ha presa proprio, ecco, un po' di sete d'ananas, fa bene. Adesso devo andare un attimo in camera che devo comunque prepararmi la roba per domani mattina e addirittura fare la lista della spesa perché poi domani devo fare anche la spesa. Ecco a voi la lista della spesa. Domani devo prendere queste cose. Poi, ovviamente, se mi dovesse venire in mente qualcos'altro, ci aggiungerò qualcos'altro. Intanto, scusate se ho fatto questo rumore, non avrei mai voluto fare rumore a quest'ora perché è un'ora certa. Siamo oltre le mezzanotte, voglio dire. Quindi, tanto però ho scritto queste cose, che bevo il latte fresco, c'è cioè la lunga conservazione di là, poi volevo anche lo yogurt della kefir, che quello fa molto, ma molto bene, quindi ovviamente ho scritto il promemoria per domani. Allora, vado a bassa voce, so che è tardi. Non voglio disturbare, sono contenta di aver fatto tutte quelle cose che devo fare, specialmente il fatto che comunque era scarica la batteria e l'ho dovuta ricaricare. Io ho dovuto aspettare un po' prima di fare, diciamo, quest'ultima parte, no? Allora, io sto cercando dei pantaloni, dei jeans, che domani non so se piove, però le temperature sono un po' abbassate, no? Quindi ci sta che mi possa mettere un po' di jeans, la vedo. Avevo un paio di jeans che a me piacevano tantissimo, che mi comprava 20 anni fa, non so se ve li faccio vedere in un video di un anno fa. Erano molto larghi, erano allora a vita bassa, lavandoli però si sono, diciamo, ritirati. Ora li devo cercare, così domani mattina quando mi devo vestire so già cosa mi devo mettere, ho già trovato la roba. Cioè, io probabilmente vado a dormire tardi, mi sveglio presto, non dormo praticamente qua. Cioè, quando fa più fresco, fa meno caldo, io praticamente sono così. Allora, i jeans non li ho trovati quelli là, ma ho deciso o di mettermi questi qui celesti, questi qui che insomma vanno bene con le scarpe da ginnastica, con le sneaker solite, oppure vediamo se riesco a mettermi questi, piace abbinare le scarpe un po' diverse, vediamo un po' come mi vanno domattina con le scarpe, facciamo la prova. Perché in realtà le sneaker che mi volevo mettere sono queste, capisco che siano un po' sciupate, ma se devo un attimo camminare, non andare da nessuna parte, ma fare delle cose, cioè le mie commissioni. Allora ho deciso di mettermi queste che sono più comode. Però il problema non si pone perché parlavo della scarpa che vi ho fatto vedere. Però in realtà potrei fare la prova con un altro paio di scarpe un po' più basse che ho di là, ma farò la prova domani mattina. Comunque, appena mi sveglio, vedo com'è il tempo. Se è bello, mi metto i pantaloni più leggeri e le scarpe che ho fatto vedere. Se fa più freschino, mi metto i pantaloni scuri e ci abbinerò un paio di scarpe un pochino più consone. Tanto di là c'ho un po' di scarpe della Lotto, quindi ovviamente il problema non si pone. Sono molto carine, sono azzurrine laterali, quindi credo che
stiano molto bene con i pantaloni. Proprio quanto riguarda il sopra, non c'è problema perché tanto ci stanno bene qualunque tipo di top canottiere. Detto questo, io ora do la buonanotte, altrimenti domani mattina non mi sveglio più. E come sempre, noi ci vediamo al prossimo video. Però comunque, se ce la faccio in tempo, faccio un breve video, una clip, uno short per far vedere un po', diciamo, l'outfit che ho scelto per questa giornata che, insomma, siamo già a, ovviamente, a giovedì 15 di settembre, quindi in mattinata del 15 settembre. Se ce la faccio in tempo, vi mostrerò un breve video, uno short per vedere l'outfit. E detto questo, vi do la buonanotte e come sempre noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!